generatore E alimenta un carico rappresentato dal resistore RC. Il potenziometro P, utilizzato come resistenza variabile, lavorando insieme al resistore R1, permette di modificare la corrente circolante nel resistore RC. Il generatore presenta una forza elettromotrice di 30 V. Il carico RC ha una resistenza di 10 ohm. Agendo sul potenziometro possiamo variare la corrente, da un minimo di 0,5 A a un massimo di 2 A. Si vuole determinare il valore della resistenza del resistore R1 e il valore della resistenza del potenziometro. Precisiamo che, per resistenza del potenziometro intendiamo il massimo valore presentato dal componente. Per prima cosa, poniamo il potenziometro al valore minimo di resistenza, ovvero 0 ohm. In questo modo, la resistenza del potenziometro scompare e il circuito si semplifica in quell'ora mostrato. Un alimentatore, con due resistori collegati in serie. Avendo azzerato la resistenza del potenziometro ci troviamo nella condizione di corrente massima, cioè siamo in presenza di una corrente pari a 2 A. La resistenza equivalente del circuito è data dalla somma di quella dei due resistori, R1 ed RC, poiché collegati in serie. La possiamo ricavare mediante la legge di Ohm. RS è uguale alla tensione di alimentazione, cioè 30 V, diviso il valore della corrente circolante, cioè 2 A. Otteniamo una resistenza equivalente di 15 Ohm. Non ci rimane che ricavare la resistenza del resistore R1 per differenza. Ricordiamo che la resistenza del resistore RC ha valore di 10 ohm. 15 meno 10, otteniamo 5 ohm. E questa è la prima risposta, la resistenza del resistore R1 vale 5 ohm. Come secondo e ultimo passo, portiamo il potenziometro al suo valore massimo di resistenza. Abbiamo ora tre resistori collegati in serie, e se il potenziometro presenta la resistenza massima, la corrente presenta il suo valore minimo, ovvero 0,5 A. Calcoliamo nuovamente la resistenza equivalente, questa volta somma di tre resistenze. Utilizziamo sempre la legge di Ohm. Questa volta RS è uguale alla tensione di alimentazione, cioè 30 V, diviso il valore della corrente minima circolante, cioè 0,5 A. Otteniamo una resistenza equivalente di 60 ohm. E sempre per differenza, ricaviamo il valore della resistenza del potenziometro RP. Quindi dai 60 ohm, dobbiamo sottrarre i 5 ohm di R1 e i 10 ohm di RC. Otteniamo l'ultimo dato richiesto. La resistenza del potenziometro è pari a 45 ohm.